noi lo salutiamo, indiani, facciamo i complimenti anche dai tempi di Pontedera, ricordavamo come erano organizzate le sue squadre. Le riporto, prima di fare un'analisi della partita, le parole del direttore sportivo Daniele Dellicarri, che ha detto ai nostri microfoni: il Pescara non meritava di vincere. Sì, forse alla fine era più giusto il pari, sì. Ci sono state 3-4 situazioni che diciamo il Pescara ha avuto fortuna lì, quei rimpalli a pochi metri alla linea. Però se inizi la partita con una squadra forte come il Pescara all'undicesimo 6-0-2, dandogli la facoltà in maniera troppo facile di fare due gol, non è facile rimediarla. Allora, il primo è stata una corsa di Milani e si poteva fare di più, il secondo forse l'ha giocata Zemaniana, due verticalizzazioni in pochi secondi. Però noi totalmente assenti in tutte e due le situazioni. Poi le chiedo allora, Indiani, come l'ha cambiata la partita, come l'ha presa in mano? No, ma noi perdevamo 2-0, ma giocavamo, non era una situazione di ecco, perdi 2-0 e non passi la metà campo. Giocavamo, ci mancava la finalizzazione, poi l'abbiamo trovata. Però ecco, direi che il Pescara è stato molto bravo dopo il 2-2. Dopo il 2-2, se non sei, ti afflosci, invece loro dopo il 2-2 sono ripartiti forte e forse lì noi non eravamo in grado di ribattere a quel punto lì. Dopo il 3-2 no, dopo il 3-2 siamo ripartiti però. Perché Pescara ha tanta qualità dalla panchina come Cangiano, no? Qualità non solo alla panchina. Franchini anche. Qualità esagerata sotto tutti i punti di vista, però giona anche bene, oltre alle qualità. Le chiedo un'ultima cosa, le chiedo Indiani, lei proprio la settimana scorsa è stato sconfitto 3-1 dalla Carrarese, che è insieme con la Torres la squadra a punteggio pieno. La Carrarese che punta in alto, che differenza ha trovato con il Pescara? Anche se è presto. Il Pescara gioca più, il Pescara è una squadra che gioca al calcio, la Carrarese tutti esperti, non gioca senza nemmeno un giovane, chi lo sa, poi vediamo alla fine. Una domanda una per Indiani, gliela giro io e poi abbiamo Simone Franchini. Sì, gliela fa Fabio. No, io al mister che ho incontrato tantissime volte in carriera voglio soltanto fare i complimenti e dire che secondo me poteva fare di più per le qualità, le competenze che aveva e quindi un saluto e tanti complimenti. Ferraresi, che l'ha incontrata più volte nel corso della sua carriera, le fa semplicemente i complimenti dicendole che in carriera poteva fare di più per le sue qualità. Io mi ricordo il suo bel Pontedera. Lo ringrazio, ognuno ha quello che merita, se è andato così evidentemente è così, va bene così.